Il Teramo vuole sfruttare il fattore campo contro l'ultima della classe pistoiese e toccare le tre vittorie consecutive per agganciare una insperata griglia playoff almeno fino a 10 giorni fa. Guidi conferma il 3-4-3, sistema che ha sorpreso in positivo anche i più scettici, soprattutto dopo il colpo esterno in rimonta di Viterbo. D'Andrea, Rosso e Malotti schierati nel tridente offensivo, sulle fasce a spingere Buazio Osmanovic. La partenza è a tinte biancorosse, da corner infatti Rosso ubriaca un paio di avversari e scodella nel cuore dell'area. Soprano fa il tenore, svetta su tutti e batte Sekulin sul palo più lontano. La pistoiese reagisce al pesante contraccolpo e nell'arco di 600 secondi si affaccia pericolosamente, prima dalla distanza con Perucchini costretto al corner, poi a distanza ravvicinata col tapin di Vano che trova il palo esterno dopo calcio franco. Il Teramo sfiora il raddoppio ancora da corner, il pallone va sui piedi di Simone Jacoponi che trova un tacco pregevole ma Sekulin strozza l'esultanza del 30 biancorosso. Al 45esimo ancora Sekulin sugli scudi, la stoccata di Malotti col mancino è piena di insidie ma l'esperto portierone toscano strappa applausi a non finire, poi D'Andrea spreca ma a gioco fermo. Nella ripresa è ancora il Teramo a sfiorare la marcatura. D'Andrea ci prova di testa per ben due volte e per ben due volte Sekulin è mostruoso. Non contento, Sekulin fa vedere quanto è forte anche sul tentativo aereo di Agio Osmanovic e qualche applauso stavolta arriva anche dai tifosi biancorossi. È legge non scritta, ma pur sempre valida soprattutto nel calcio. Se non segni, prima o poi arriva la doccia fredda. È la mezz'ora quando di massimo pesca Vano in area. Il 9 troppo libero di colpire beffa Soprano e Mortini e trova un pari clamoroso dopo un dominio teramano sia nel gioco che nelle occasioni. Il Teramo subisce il contraccolpo e non riesce più ad essere lucido andando a sbattere sul muro arancione della difesa avversaria. Termina 1-1 un match che il Teramo ha stradominato, ma nel calcio, si sa, si vince con i gol e non ai punti. E allora meglio pensare al prossimo incontro, quello di domenica contro il Gubbio.